E se guardate nel cielo quelle macchie di azzurro e di blu e la pioggia che un po' nefasta di stamattina, il sole ha spuntato e direi che è una grande occasione, rappresenta uno dei posti più attrattivi del comune di Monghidoro, perché basta girarsi, guardare, si capisce e si comprende il perché. E qualcuno già in tempi addietro, diciamo così, con mente illuminata, l'aveva vista questa esplosione che avrebbe avuto l'Alpe di Monghidoro. Già nelle scorse amministrazioni, vedo qua il sindaco Lorenzini, questo processo è iniziato con l'inaugurazione dell'Osteria del Fantorno e con il grande lavoro appunto sia del sindaco Lorenzini sia dell'associazione Oltralpe, che da allora ha sempre cercato di mantenere e valorizzare quest'area in maniera come se fosse casa loro, con un'attenzione, una cura, una passione, una dedizione, ore e ore e ore e ore di tempo dedicate disinteressatamente e generosamente a favore del nostro territorio. E basta guardarsi intorno e capire che cosa è stato fatto in questi anni. E purtroppo a volte si sentono dire delle cose poco piacevoli sul fatto che qua è stata abbattuta una foresta che per realizzare questa opera che questo è un obbrobrio. Allora io penso che innanzitutto, prima di dire certe cose, bisognerebbe spostare e fare quello, quando uno ha fatto quello che hanno fatto loro può permettersi di parlare, se no bisogna stare zitti e ringraziare, okay? Perché quando ci sono delle persone, e tante, devo dire tante, perché la situazione Oltralpe è fatta di tante persone che non fanno solo la manutenzione e quindi si ripristinano i sentieri, curano le aiuole, realizzano delle strutture come questa, realizzano altre cose anche non solo sull'Alpe ma anche nell'intero comprensorio del comune di Monghidoro. L'ultimo è stato il monumento realizzato a favore il ricordo dei morti Covid, dei medici e degli infermieri, ma quello è solo l'ultimo, l'altro in ricordo di tutti i morti decaduti della prima guerra mondiale, ma tutto quello che è stato fatto, insomma, io credo che questa sia una testimonianza importante e che nessuno possa dire niente rispetto a quanto queste persone si occupano e si dedicano disinteressatamente al nostro territorio e al comune di Monghidoro, solo ed unicamente con la volontà di fare il bene del nostro comune e il bene del nostro territorio. Accompagnano centinaia e centinaia di persone a fare delle passeggiate, delle camminate lungo questi sentieri meravigliosi, e queste persone poi si attaccano e si legano al territorio, molte si sono trasferite anche qua da noi, proprio perché hanno imparato ad amare il territorio grazie a loro. E quindi penso che sia un'opera talmente meritoria che qualsiasi cosa venga detta è bene fare finta neanche di non sentirla, perché credo che i fatti e quello che vediamo oggi, quello che vediamo ogni volta che veniamo qua, parlino da soli. Non c'è bisogno di rispondere altro, no? Basta guardare. E quindi io non posso che ringraziare ovviamente il presidente di Oltralpe Renzo Monari, il presidente onorario Carlo Mezzini, ma tutti insieme a loro i volontari che hanno passato per questa ultima realizzazione giornate intere da mano a sera qua a lavorare in silenzio, senza tante polemiche, e hanno messo il loro lavoro a profitto a favore di Monghidoro. Questo credo che sia l'unica cosa che ci sia da dire, e io li ringrazio perché questo non farà altro che rendere ulteriormente attrattiva quest'area e a valorizzare ulteriormente l'Alpe di Monghidoro. Qua, come sapete tutti, sarà possibile utilizzare i braccieri e anche in tempo in cui ci sarà il divieto di abbruciamento, che sapete anche quest'anno c'è stata una grande siccità e non era possibile accendere fuochi da nessuna parte, con questa struttura realizzata, devo dire, anche con dei livelli professionali notevoli, si vede che qualcuno aveva fatto un lavoro, che sapeva quello che faceva, e sarà possibile fare la carne alla brace, sedersi su queste belle tavolate,
mangiare, godere di quello che si vede, andare a fare delle passeggiate. Hanno ripristinato anche tutto quello che è il corrimano del nostro lago dei Tritoni. E poi questa è diventata, diciamo così, un'area condivisa tra tante realtà, che è questo poi che l'amministrazione comunale voleva, cioè che questa l'Alpe fosse un'area dove tutti coloro, tutte le realtà che sono presenti, lavorassero insieme, no? In sinergia, perché ogni parte dell'Alpe è collegata e ogni parte dell'Alpe è collegata poi a Mondidoro, perché valorizzando quest'area si valorizza tutto il comune. Il Triton Spa, che la carovana ha, e la cooperativa carovana che vedo qua rappresentata dal presidente, che ringrazio, ha compartecipato in parte alle spese, perché adesso io voglio anche dirlo chiaramente, questi terreni sono pubblici, acquisiti dal comune, acquistati per metà dal comune di Mondidoro e per metà dall'Oltralpe, quindi l'Oltralpe ha compartecipato anche all'acquisto di questi terreni, ha compartecipato alle spese per la realizzazione insieme alla cooperativa La Carovana, perché oltre ai braccieri ci sono anche dei servizi igienici con docce, è a disposizione anche di tutte le scolaresche, di tutti i bambini e di tutti gli adulti che vengono a fruire di questo meraviglioso parco acrobatico. E qua c'è un'altra realtà che abbiamo ricordato prima, che è l'Osteria del Fantorno, anche questa di recente aggiudicazione con un bando a dei ragazzi che vogliono valorizzare non solo l'attività ristorativa ma tutto quello che ci sta intorno. E adesso vedo qua anche Marco Marchioni che rappresenta la società, lo ringrazio. E si sta creando finalmente una bella rete collaborativa tra tutti coloro che amano l'Alpe e amano Mondidoro. E questa è la cosa più bella che si potesse chiedere. Quindi io ringrazio tutti loro, davvero, vi ringrazio di cuore per quello che avete fatto e per quello che sono convinta continuerete a fare. Ringraziamoli tutti. Lascio la parola a Carlo. Buonasera e grazie a tutti quanti i partecipanti. Siete molto numerosi e vedo tantissimi amici in queste facce qui che mi fa un gran piacere. Voglio parlare un attimo di quello che ha fatto in 21 anni l'Oltralpe. Non vi posso parlare nei particolari perché ci vorrebbe un po' di tempo a spiegare tutto, ma vado in poche parole a dire le cose più importanti. Noi come Oltralpe ci siamo formati nel 2000. Iniziai a raccogliere le firme nel 1999, in piazza. Riuscì a recuperare una settantina di firme. Perché queste firme? Io allora ero in veste di assessore ai lavori pubblici. Io dovevo dare una risposta a chi mi aveva votato, a chi mi aveva, in poche parole, trascinato e portato lassù dentro l'amministrazione. Allora, guardando i conti del comune, non riuscivo a fare queste cose qui con i soldi di un comune. Come si può fare allora diversamente? Pensai a questa cosa qui, raccogliendo delle firme per formare un gruppo unito che assieme all'amministrazione potesse portare avanti questo discorso. Perché questa passione qui me l'aveva messo un po' un signore che ha fatto quel tavolo lì nell'87, che si chiama Giuseppe Monte, detto Gaggio. Io allora, nell'87, ero in amministrazione assessore ai lavori pubblici. Lui arrivava alla domenica, che io tenevo aperto l'ufficio, e Mesini, avrei bisogno di un tubo, avrei bisogno, perché lui aveva una passione fuori dal normale per l'Alpe. E io, capendo il suo senso di responsabilità e il suo obiettivo, lo seguivo attentamente,
qui non so se c'è Menetti, io ero assessore con Menetti, l'avevo dato carta bianca per disponibilità, per soldi e per materiale per l'arte. Allora tutte le cose che lui mi chiedeva, in poche parole, io a lunedì avevo già il materiale in cantiere. Quindi da lì è nata questa passione e poi è nata una visione da questa. Con questa visione qui, in poche parole, è nata questa associazione. Questa associazione qui ha dato dei risultati, secondo il mio punto di vista, che piano piano salteranno fuori con il tempo, perché sono opere che mirano al futuro. Ho trovato anche degli amministratori che hanno capito che era un'occasione. Diciamo, con l'Osteria del Fantorno, che è stata una mia idea di scoprire queste rovine lassù, assieme, ero presidente dell'Oltrata, assieme ai miei volontari, e siamo riusciti in quel momento a ricostruire il perimetro, scoprendolo e facendo un brogliaccio, un piccolo progettino. E al mio fianco allora c'era Marino Lorenzini, che era consigliere, e lui mi seguiva attentamente su questa cosa qui. Questo progetto qui fu portato in porto e portato giù in regione, e il senatore Bersani, che lo devo ricordare, è quello che mi ha dato una grossa mano, perché mi venne a trovare in comune una domenica mattina, me lo trovai, mi bussò alla porta e dico: ha bisogno? Sono il senatore Bersani. Io sono rimasto un po' di gelo in quel momento, perché vedere un senatore arrivare così all'improvviso, c'era anche Marino Lorenzi. Abbiamo parlato di progetti e lui ha detto: avete fatto il progetto? Mi chiese prima di andare via. Dico: sì, ne abbiamo uno. Sono andato nel cassetto, ho tirato quel cassetto dell'aeroporto. Allora dico: bella idea, metterli in bella, ma me la mandi giù. E mi è andata giù. Però dopo ci voleva il seguito. Il seguito è venuto dal sindaco dopo, perché io ho finito il mio mandato, è arrivato Marino. Marino questa cosa qui l'ha presa di petto, in poche parole, anche contro tante volontà, lo diciamo, anche contro tante volontà, c'è tanta gente, in poche parole, sembrava che questi soldi qui fossero buttati via e che dovevano andare spesi per altre cose. Invece noi avevamo una visione un po' diversa, ecco. Quindi lui, io lo devo ringraziare pubblicamente, perché se non c'era una persona che lo seguiva, questa cosa qui era lettera morta, rimaneva lettera morta, perché io ero solo. Quindi io questa persona lo devo ringraziare. Poi vado avanti. Dopo, in poche parole, devo ringraziare te, perché se non c'eri te ad acquistare questo terreno qui, questa cosa qui non la vedevi mica, perché tu lo dovevo fare. Allora, con questo acquisto qui, in poche parole, voi siete state due persone che avete capito l'importanza dell'altro. Queste sono le cose, in poche parole, che, perché il volontariato e l'Oltralpe, se è abbandonato a se stesso, può fare piccole cose, ma se è accompagnato da un'amministrazione e da gente che toglie via la parte burocratica, perché la parte burocratica, in poche parole, noi non abbiamo il tempo materiale di poterla. Queste qui sono cose che, in poche parole, senza l'amministrazione queste cose qui non nascono. Nascono per merito vostro. Adesso io voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato e che hanno contribuito a quest'opera, perché ce ne sono tanti.
ce ne sono tanti che è stata una bella sorpresa. Quindi io questo vi voglio ringraziare di cuore. Spero che i soldi che ci sono arrivati non li abbiamo sperperati, li abbiamo investiti con un nostro progetto. Questo è un nostro progetto, perché siamo abituati che quando facciamo una cosa prima la progettiamo e poi insieme ci diamo un'occhiata e poi se tutto va bene si parte. Vi voglio dire anche un'altra cosa, perché si chiama Lontalpe? Il nostro, come si chiama? Il nome della società, perché si chiama Lontalpe? Perché noi non lavoriamo solo sull'Alpe, lavoriamo anche da altre parti. Abbiamo un pilastrino da mettere a posto, abbiamo una cosa che necessita più che altro i ricordi che le vogliamo tenere in vita. E quando vedo, e mi è capitato diverse volte, davanti a un pilastrino una persona che ci mette lì con le mani in croce, prega e prima di andare via bacia la Madonna. Ecco, per me questa cosa qui è molto importante. Abbiamo fatto una cosa che per certe persone è utilissima, mantenere in poche parole queste tradizioni qui. Quindi stiamo facendo delle cose, anche i due monumenti sono due cose che a quello della guerra del 15-18, che era un racconto di mio padre, ci tenevo in un mondo a fare qualcosa, capito? E lì mi ha fatto molto piacere che me l'avete lasciato fare. L'altro che abbiamo fatto, l'ultimo che abbiamo fatto per i medici che sono morti per noi, hanno dato la vita per noi, l'ho fatto con il cuore, perché io ero alla televisione e non potevo uscire perché non si poteva andare fuori e ero chiuso in casa. Disegnavo delle cose e nello stesso tempo ho disegnato questo piccolo monumento, ma l'ho fatto veramente con il cuore. E poi dentro poi ci sono andati anche i nostri cittadini che sono mancati, nella targa abbiamo ricordato anche questi, non solo i medici, anche questi. Quindi non è solo l'Alpe, l'Oltralpe gira un po', vaga un po' per tutto il territorio del comune. Due cose che non sono state messe in evidenza. Io come presidente, ero presidente dell'Oltralpe, abbiamo fatto l'ambientazione del museo della civiltà contadina di Via Maggio. L'ho fatto come presidente dell'associazione, quindi è merito dell'Oltralpe. Abbiamo messo a posto il portichino alla Madonna dei Boschi, vicino alla chiesa. Come presidente, volontari, organizzata la cosa, abbiamo recuperato questo, perché se non si faceva, adesso non so che punto era, perché era in forte degrado. Quindi siamo stati sensibili anche a queste cose qui, a cose che hanno fatto altri e gli abbiamo portato il massimo rispetto. Perché dentro di noi è portare rispetto su quello che hanno fatto anche gli altri, non solo quello che stiamo facendo noi, anche su quello che hanno fatto gli altri. Perché se noi incominciamo a dimenticare tutto il passato, ci dimentichiamo delle cose che sono molto importanti, che ci devono ancora insegnare a vivere. Quindi io ringrazio tutti quanti, perché stavolta è stata una bella tiratina a fare questo lavoro qui. Li ho quasi demoliti, li devo quasi chiedere scusa, perché veramente ho tirato un bel po' la corda stavolta, ecco.
però dovevo arrivare al traguardo e io ci dovevo arrivare, ecco. Comunque chiedo scusa e grazie di quello che avete fatto. Un altro grazie che va fatto con il cuore è le donne che fanno parte dell'Oltralpe, che danno un servizio con una serietà incredibile. Portano un rispetto sulle cose che, guarda, io penso che diano il massimo. Quindi vanno ricordate e ringraziate. Adesso vi faccio vedere questa cosa qui al sindaco. Queste sono foto, sfogliale pure. Sono foto che sono nei nostri boschi. Vedi cosa sta succedendo? Vedi? Questa è una cosa che ha una certa importanza. Non ha di secondo ordine. Dobbiamo incominciare a guardare, a salvaguardare queste cose qui. Ma non fra 10 anni, da subito. Perché è già una cosa che sta in poche parole trapassando, e questa cosa qui ci porterà dei problemi, perché con questa roba secca qui, se dovesse capitare un piccolo incendio, noi in una giornata perdiamo un valore che ci vuole 30 anni per recuperarlo. Ricordatelo. Questo timore qui, con la siccità che c'è in giro, potrebbe diventare un problema vero. Stiamoci attenti a questa cosa qui, perché l'Alpe sta diventando un valore enorme, non lo dobbiamo perdere. Quindi vi ringrazio tutti quanti dell'attenzione e alla prossima. Buonasera e grazie a tutti quanti di essere presenti, vedo tanta gente, siamo contentissimi di questo. Noi non siamo tanto buoni, almeno io, di parlare, cerchiamo di fare le cose nei fatti. Quando c'è qualcuno che ha bisogno, noi quello che possiamo lo facciamo. Carlo ha detto che lavoriamo volentieri per Monghidoro, per il comune, ma noi siamo andati a riparare dei pilastrini anche nei comuni di San Benedetto Val di Sambro, le fontane nel comune di Monzulo, i pilastrini che vanno per andare alla Bocca del Rio. Quando ci hanno chiesto andiamo dove possiamo, ecco, volevo solo dire questo. Grazie a tutti di tutto. Hanno fatto anche una cosa bellissima giovedì con i bambini che sono venuti è stata una cosa bellissima, mi hanno detto i genitori che i bambini si sono trovati benissimo, visto che i bambini hanno tanto bisogno di stare e socializzare, soprattutto in questi posti meravigliosi, e si sono stati accolti come sempre da voi, anche con delle tante crescentine che sappiamo che non sono neanche cattive, a dire la verità. Merito delle nostre signore. Quello sì, di valeso merito alle vostre signore. Tra l'altro, insomma, queste realizzazioni, come vedete, non è che le hanno fatte tanto per fare, hanno messo lì 2 braccieri, insomma, questa è un'opera veramente, veramente bella e curata in ogni minimo dettaglio, anche dal punto di vista proprio del decoro. Sembra di essere in quei posti, in quelle chicchine di alta montagna, quindi insomma credo che sia veramente un vanto e credo che in pochi comuni abbiano delle strutture così. Quindi io vi ringrazio veramente, veramente di cuore. E so che avete già vinto un appalto, perché poi lavoro chiama lavoro, a breve speriamo di iniziare i lavori anche per la strada di Sumbilla, perché proprio come diceva Carlo, il passato non si deve dimenticare, e quindi abbiamo qua l'amico Beppe di Brentese che anche lì con un po' con il comune, un po' con il volontariato, delle persone di campeggio, con l'aiuto anche di Oltralpe, cerchiamo di ripristinare anche la strada di Sumbilla, però mantenendo quello che c'era, cioè i vecchi sassi che c'erano,
ne mettiamo nuovi, però con lo stesso stile antico, perché a un certo punto questa strada si era danneggiata e quindi adesso ci mettiamo il cemento, il catrame, dico per l'amor di Dio, piuttosto si aspetta qualche mese in più, però si fa il lavoro come Dio comanda e si rispetta quello che è stato. E fra l'altro è veramente un vanto anche quella strada fatta tutta a mano, anche per rispettare il lavoro di chi l'aveva fatta in origine, va rifatta così e va rispettato quello che c'era e rispettato quello che vogliamo trovare dopo. Scusatemi, in merito a quello che diceva Barbara, e visto che io non cerco sempre di non far polemiche, visto che c'era qualcuno che aveva detto che veniva fatto un locale con dei materiali che non erano autoctoni, che non erano lì, io vorrei, non dico sputanarlo perché sta male, ma i materiali che sono andati qui sono nati nei nostri boschi, un signore di Monghidoro, per non fare nomi, è vero, ce li ha donati, siamo andati a prendere gli alberi, li abbiamo presi con i permessi che ci dovevano essere, erano alberi secchi in piedi, li abbiamo portati a casa, li hanno lavorati tutti, hanno fatto le tavole, i legni, e sono qui montati. I sassi sono della zona, non so che cosa vogliono, ecco, questo è il discorso che volevo fare. Va bene, direi che siamo stati chiari. A questo punto io dono questa pergamena, che è soltanto simbolica, nel senso che vi dovrei donare molto di più, ma credo che questo simbolicamente testimoni quanto l'amministrazione comunale vi ringrazi per quello che avete fatto, quello che andiamo a inaugurare oggi, ma per quello che avete fatto sinora e per quello che farete. Quindi l'amministrazione comunale rivolge il suo sentito encomio all'associazione Oltralpe per l'impegno appassionato, instancabile e generoso profuso per la valorizzazione del nostro amato territorio da tutti i volontari. Grazie. Grazie a voi. E procediamo direi col taglio? Siamo pronti? Venite pur qua. Pronti, va ancora? Sì. Presidente della carovana, se vuole venirci a dire qualcosa, perché insomma anche loro hanno compartecipato, ovvero con per il pagamento insomma di tutto quello che era necessario con la esatto, e poi adesso dovranno anche manutenere quello che c'è, perché adesso tu, quando si fanno le opere, poi bisogna anche manutenerle, ecco. Buonasera a tutti. No, vabbè, prima di tutto non posso che ringraziare, il nostro è stato un piccolissimo contributo, ma doveroso naturalmente per quello che l'associazione ha messo in opera qui, ha sempre dimostrato nel corso di questi anni, per l'importanza che l'associazione stessa ricopre per la comunità e per il territorio. Non posso dire altro che grazie, tenetevi stretta l'associazione, se avete voglia tenetevi stretta anche la sindaco. Grazie. Non so se Marco qua c'è ancora, il nostro Mac. Vieni Mac, dai, facciamo una bella... con tutti i rappresentanti delle strutture dell'Alpe, dai. E tutti insieme si lavora per un unico obiettivo. Anch'io volevo ringraziare Oltralpe per questa splendida iniziativa che ha contribuito a valorizzare quest'area, e assieme a loro cercheremo di fare delle belle cose per l'Alpe. Mi sa che anche voi toccherà qualche cosa qua? Non lo so, vediamo. Ok, dai. Procediamo col taglio. Vedete le forbici con me? 3, 2, 1. Evviva! Da oggi in poi sarà utilizzabile, ci saranno dei lucchetti.